In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it per un intervento eccezionale sulle condizioni meteo previste per i prossimi giorni. Giuseppe, pare che saluteremo il nuovo anno all'insegna del freddo, ma prima di scoprire qualcos'altro, vogliamo partire come sempre dalla situazione attuale. Cosa ci puoi dire? Sulla nostra regione affluisce aria moderatamente fredda proveniente dai Balcani. Le temperature stanno già diminuendo, tant'è che sui settori orientali dell'Appennino, al di sopra dei 1000 metri, si sono già verificate le prime spruzzate di neve. Nelle prossime ore ci attendiamo un ulteriore rinforzo del vento, e questo sarà una caratteristica proprio per la prossima notte, Sì. con temperature che continueranno a calare. Pertanto, a partire dalla serata e fino alle prime ore di domani, non si escludono isolati fiocchi di neve anche a quote collinari. Occorre dire, però, che siamo alla vigilia di un importante cambiamento che interesserà tutta l'Europa centro-orientale, compresa la nostra penisola. Infatti, masse d'aria molto fredde, come possiamo apprezzare sulla cartina, provenienti dal Mar Glaciale Artico, raggiungeranno il Mediterraneo tra la serata di mercoledì 2 e le prime ore di giovedì 3 gennaio, determinando un'intensa ondata di freddo e molto probabilmente di gelo. Sì. La cartina che vedete è centrata proprio per la notte tra mercoledì e giovedì. Giuseppe, invece per quanto riguarda domani, quindi giorno di Capodanno, 1º gennaio 2019, cosa ci attende più nello specifico? Sì, per domani, giorno di Capodanno, avremo cielo sereno poco nuvoloso con modesti addensamenti lungo la dorsale appenninica, dove nelle primissime ore della giornata potrebbe verificarsi qualche debole piovasco con spruzzate di neve al di sopra dei 600-700 metri. Venti inizialmente tra moderati e forti da nord-est tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio sera. Per quanto riguarda mercoledì, c'è da dire che avremo una breve tregua con timido rialzo delle temperature, ma dal pomeriggio sera irromperà con veemenza aria molto fredda sotto i colpi di impetuosi venti da nord-est. Le temperature subiranno una brusca diminuzione nel corso della notte, fino a 8-10 gradi centigradi in meno in 24 ore, 8-10 gradi centigradi in meno rispetto ai valori che andremo a registrare nella giornata di mercoledì. Dunque, giovedì e venerdì, e molto probabilmente anche sabato, saranno giornate molto fredde, con episodi nevosi, sia pure di debole intensità, che interesseranno le aree interne fino in pianura. Fioccate coreografiche potrebbero raggiungere anche alcuni tratti di costa, come ad esempio la città di Salerno. Le temperature nelle aree interne faranno registrare valori prossimi a 0 gradi centigradi anche in pieno giorno, mentre lungo la costa non dovrebbero superare i 4-5 gradi. I venti saranno di forte intensità, specie lungo la costa, e contribuiranno ad acuire maggiormente la sensazione di freddo. Giuseppe, questa ondata di freddo attesa sul nostro territorio, come poc'anzi ci hai descritto, può essere paragonata a quella verificatasi nel gennaio del 2017? Sì, precisiamo che non si tratterà di un'ondata di gelo eccezionale o storica. Sì. Con i dati che abbiamo ora, escludiamo che possa raggiungere un'intensità paragonabile a quella che abbiamo avuto tra il 6 e l'8 gennaio 2017, ma questo non significa che non possa determinare criticità legate soprattutto alle gelate. Anzi, consiglio di controllare il liquido antigelo del radiatore dell'auto e mettere a riparo i contatori dell'acqua delle abitazioni installati all'esterno, o magari lasciar scendere un filo d'acqua nelle giornate di giovedì e venerdì. Invito comunque i telespettatori a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it, poiché la situazione è in continua evoluzione e pertanto soggetta a rettifiche anche importanti.